Salve a tutti, come promesso abbiamo qui il secondo video relativo alla metodologia didattica che è stata richiesta, che è il cooperative learning. Per questioni di, mettiamo parte seconda. Di utilità, in quanto a voi spesso è più comodo avere video della durata di 10, 12, massimo 15 minuti e non lezioni di 2-3 ore. Allora io questi argomenti, queste tematiche le tratto in più parti, le divido in più parti. Quindi vi vengo incontro anche in questo senso. Le premesse, come al solito, allora intanto cooperative learning è una metodologia didattica, fa parte delle metodologie didattiche ed è utile ovviamente a tutti coloro che si stanno preparando per i vari concorsi, sia ordinari che straordinari, perché nelle domande a risposta aperta può essere chiesto, insomma, di affrontare una determinata tematica di una determinata classe di concorso usando il cooperative learning, ma al tempo stesso può essere utile una sua conoscenza per quanto riguarda la prova preselettiva. Considerate che sarete tanti docenti e che non sarà un facile il concorso. Cioè, nell'ultimo concorso vero che c'è stato nel 2016, vedeva 200.000 precari con 44, vabbè, vi do queste cifre, 44.000 erano 44.003, 44.000 posti disponibili, ma alla fine siamo entrati in 20.000, cioè abbiamo vinto il concorso in 20.000, quindi 9 persone su 10 non venivano promossi, venivano bocciate. Allora, siccome in tanti, lo sto capendo, che state facendo grossi sacrifici, perché comunque ovviamente molti di voi già lavorano, anche leggendo le storie che mi avete mandato, e quindi per ora state facendo il lavoro più lo studio, e quindi insomma perdere questa ghiotta opportunità tramite la quale tra, un tramite cui vincendo il concorso diventate di ruolo nella scuola e magari realizzate i vostri sogni, insomma, è un'opportunità molto importante che può cambiarvi la vita. E allora a questo punto, da qui nasce insomma anche l'idea di creare questo canale di istruzione, in realtà per tutti i colleghi, per tutti gli insegnanti, e in questa fase storico-sociale è importante soprattutto per coloro che stanno cercando di entrare di ruolo nel mondo della scuola. Quindi l'apprendimento cooperativo, tradotto in italiano, riprendo qualche elemento per poi qualche elemento della scorsa video lezione per poi andare avanti. Abbiamo detto che si basa sull'interazione di gruppi, quindi fa parte di una metodologia didattica in cui la classe viene divisa in gruppi, i quali collaborano attraverso lavori di approfondimento e di apprendimento al fine di raggiungere un obiettivo comune. Questo è proprio a grandissime linee un'estrema sintesi sul relativo al cooperative learning. Poi ho fatto esempi su quali classi magari o su quali materie più magari può essere utile utilizzarlo. Ho fatto diversi esempi anche nell'altro video di prove scritte piuttosto che quiz, che domande, di come comportarvi insomma al concorso qualora dovesse uscire
questa metodologia didattica. Allora, adesso vi do altre informazioni per coloro che vogliono app soprattutto approfondire. Allora, in Italia la ricerca e la sperimentazione nelle scuole del cooperative learning è recente, quindi è un qualcosa che è nato da poco. E per quanto riguarda le fondamenta di questo metodo, il riferimento principale è dato dai libri e dalle pubblicazioni del professore Mario Comoglio. Molti di voi probabilmente lo conoscono, quindi potete anche scrivere su Google o se volete nei commenti scrivetemi qualcosa. Se reputate necessario un video di approfondimento relativo a questo che vi sto dicendo. Io per ora adesso voglio darvi un'infarinatura generale, voglio continuare a dare un'infarinatura generale relativamente a cooperative learning. Ok. Poi abbiamo sempre delle traduzioni in lingua italiana. Di libri relativi a ricercatori che sono essenzialmente i principali. Se voi scrivete Cooperative Learning Johnson oppure mettete S. Sharan e vi do qualche riferimento. Allora, abbiamo M. Godoglio, Comoglio, scusate della stanchezza, e M. A. Cardoso, insegnare e apprendere in gruppo. Punto. Il cooperative learning. Vi sto dando già la bibliografia. LAS Roma 1996. Sempre di Comoglio abbiamo, fatemi cancellare questo, M. Comoglio. Il libro si chiama Educare insegnando, apprendere e no, apprendere ad applicare il cooperative learning. Stessa casa editrice, questa volta pubblicato sempre a Roma, ma nel 1998. Poi, come detto prima, abbiamo D. Johnson, R. Johnson e Orubek. Questo se volete ordinare i libri, se li volete visionare, eccetera, eccetera. Apprendimento cooperativo in classe. Guardate che l'investimento in cultura e in preparazione vi rimarrà per tutta la vita, eh. Cioè non quello che vi sto dicendo io, non sono cose da dire, ma chi ce l'ha il tempo, ma che serve comprarsi un libro per approfondire, per aumentare le conoscenze, insomma. I corsetti che insomma trovate pure online e che pagate una marea di soldi si basano su queste cose qui. Però qua avete la possibilità di andare proprio di prendere notizie direttamente dagli autori più autorevoli. Ok? Quindi diciamo non prendetela troppo alla leggera questa cosa. È della Ericsson. Ed è del 1996. Vi do qualche altro riferimento testuale più recente. S.
Kagan, l'apprendimento cooperativo, quindi l'apprendimento cooperativo. Se io metto il punto, voi sapete che la parola è per intero, ma io per motivi di tempo, dato che molti di voi vorrebbero tutto e subito, vogliono il video rapido, allora io per venirvi incontro vi metto a volte la punteggiatura, cioè le parole le spezzo così per fare prima. L'apprendimento cooperativo, due punti, anzi, non virgola, l'approccio strutturale. La casa è Edizioni Lavoro Roma, ah, già se scrivete il titolo lo troverete, ed è del 2000. Poi sono stati scritti tantissimi articoli, dall'86 a seguire. E un articolo interessante è quello di Pavan a Daminato, costruire l'integrazione, allora, costruire l'integrazione scolastica attraverso l'apprendimento cooperativo. Questo paper è relativo alle difficoltà dell'apprendimento numero 3, pubblicato in febbraio del 99. Le pagine sono 411-432. Benissimo, andiamo avanti. Allora, ok. Quindi state comprendendo che cioè, per affrontare una metodologia didattica come si deve, ovviamente ci si potrebbe fare anche una tesi di laurea. Noi ovviamente, cioè io per quelli più virtuosi voglio creare dei video fruibili da tutti, sia per le persone che intendono approfondire meglio le questioni. In realtà mi sono dimenticato, per esempio, prima di dire che sicuramente pure per chi si sta preparando ai vari concorsi TFA, preselettivi, scritti, prova orale, ovviamente le metodologie didattiche sono fondamentali. Allora, un altro testo, questa volta veramente importante, però non è italiano. Review of Educational Research, Cooperative Learning, dietro l'autore Robert Slavin. E penso che con questo potete già trovarlo se lo scrivete. Essenzialmente, che cosa fa questo autore della Johns Hopkins University? Scriviamolo, va? Johns Hopkins University. Fa della ricerca in classe relativa alle tecniche, parla di tecniche, perché cooperative learning non è una tecnica e basta, ma sono più tecniche, più metodologie in realtà, nella quale gli studenti lavorano in piccoli gruppi e ricevono chiamiamoli così, dei regali, delle ricompense basate in funzione, insomma,
dei target, degli obiettivi e delle performance che vengono raggiunti. Quindi adesso andiamo proprio alle basi, cioè siccome il cooperative learning non nasce in Italia, noi andiamo proprio a prendere i testi sacri del cooperative learning. E vi sto parlando insomma di queste metodologie utilizzate e come venivano utilizzate. Quindi, ripeto, gruppi, la classe viene divisa in gruppi, ci sono delle ricompense legate agli obiettivi raggiunti. Questo ovviamente siete bravissimi ormai a dirmelo, a che cosa è legato? Alla motivazione. Quindi quest'altra tecnica all'interno del cooperative learning è motivazionale. E è stato fatto questo ci sono stati fatti test, esperimenti, perché ovviamente il cooperative learning è anche stato scientificamente provato su oltre 40 classi, nelle quali venivano utilizzati i metodi del cooperative learning, sia nelle scuole elementari che medie che superiori, quindi elementari, primary e secondary school o classrooms. Questi non sono, non chiamiamoli esperimenti perché non è che ovviamente possiamo mettere, cioè non sono delle ricerche che stanno su PubMed relative, che ne so, all'esperimento sui nei topi o nei ratti di una determinata medicina. Cioè, queste ovviamente sono più che altro valutazioni scientifiche che servono poi per comprendere l'efficacia di questa metodologia. E in estrema sintesi, che cosa è venuto fuori da queste valutazioni? Basate quindi su fattori numerici, non su fattori personali, soggettivi, ma sono stati creati degli indicatori oggettivi e sono state fatte delle prove oggettive, ovviamente confrontando poi le classi che seguivano queste metodologie rispetto, diciamo che il confronto viene fatto quasi sempre versus o rispetto alla metodologia classica, cioè che è quella della lezione frontale. Quindi la comparazione che io adesso vi dirò, cioè i risultati che io adesso vi dico, sono rispetto, andrebbe, cioè è scontato, però ve lo dico, rispetto alla lezione frontale. Perché loro ovviamente raggiungono degli obiettivi, però per dire quanto questi obiettivi sono stati efficaci, devono confrontare tali obiettivi con se hanno fatto queste valutazioni su 5.000 studenti che hanno seguito il cooperative learning, devono vedere che cosa hanno raggiunto questi 5.000 studenti e che cosa raggiungono gli altri 5.000 studenti. Solo così si può fare poi una valutazione scientifica. Allora, di solitamente gli obiettivi venivano raggiunti, perché a volte l'obiettivo non viene nemmeno raggiunto, in percentuale maggiore, quindi mettiamo così, maggiore percentuale, ha avuto ottimi risultati. Scusate per gli smartphone accesi, ma per motivi di lavoro sono costretto a non silenziarli. Allora, ottimi risultati relazionali
su classi disgregate. Quindi da qui capite già, cioè avete già le risposte a quello che vi possono chiedere, insomma, come spieghereste questo concetto in una classe difficile, difficile da gestire, difficile da contenere, in cui non c'è una interdipendenza positiva? Cioè, già qui vi si apre un mondo relativamente al cooperative learning. Perché ovviamente già tutti i lavori di gruppo aiutano a livello relazionale, cioè fanno comprendere bene l'importanza del gruppo. Cooperative learning ancora di più. Cioè, sicuramente negli altri video avete potuto visionare e valutare altre metodologie di gruppo, però sappiate che il cooperative learning ha dato degli ottimi risultati relativamente alle relazioni. Anche sulla autostima e importanza del ruolo che si ha nel gruppo. Quindi ha dato ottimi risultati anche su questo tipo di questo tipo di metodologia ha dato ottimi risultati su queste variabili. E in ultimo, ma questo ci interessa di meno, che gli apprendimenti cooperativi con le diverse metodologie cooperative a volte sono anche molto differenti gli uni dagli altri. Cioè noi in realtà parliamo del cooperative learning come se fosse un qualcosa di ben definito, in realtà possono esserci tante variabilità all'interno della stessa metodologia. Allora, io qui voglio concludere facendo una riflessione proprio su quanto detto adesso alla fine. È ovvio che qualsiasi metodologia didattica è uno strumento ed è ovvio che le nostre esperienze e la situazione che troveremo in classe e la specificità degli studenti che troveremo in classe ci faranno capire quale metodologia sarà meglio utilizzare, però non è che tutto che nella vita o è bianco o è nero o cooperative learning o peer-to-peer o tutoring o role playing, eccetera, eccetera. Ovviamente nella vita e nell'insegnamento bisogna essere bravi, bravissimi a mediare questi strumenti e a capire quando è opportuno utilizzare uno strumento piuttosto che un altro, piuttosto che una tecnica ibrida, che è una tecnica mista in cui si cercano di estrapolare le parti positive di una e le parti positive dell'altra relativamente alla situazione che noi abbiamo in classe, considerando che la nostra situazione che troveremo in classe sarà sempre diversa dalla situazione di un'altra classe. E quindi questi risultati che vengono così generalizzati sono dei risultati che in realtà andrebbero vanno valutati dagli insegnanti, è da lì che nasce proprio la bravura di noi insegnanti. Perché noi poi dobbiamo essere così bravi da capire come affrontare un determinato problema, anziché, purtroppo accade anche questo, lasciarci schiacciare dal problema, anziché purtroppo, e succede spesso, dire questa classe non è brava, non è buona a nulla, questi sono dei buoni a nulla, queste persone sono sfortunate, non ci si può fare niente. Cioè, prima di dare la colpa agli altri, dobbiamo cercare sicuramente noi di essere così bravi, così forti da resistere alla tentazione di scoraggiarci e di dire che la scuola che non funziona, la classe che non funziona, sono gli studenti che non funzionano e dobbiamo sempre metterci in gioco
per cercare sempre di trovare delle soluzioni, anche se esse non sono sempre facili da trovare, e quindi abbiamo sempre delle variabilità all'interno del nostro lavoro, cioè il nostro lavoro è dinamico, non è un qualcosa che si legge sul libro e noi ecco siamo preparati a lavorare. Noi magari dopo anni e anni di ricerca, esperienza, cultura, eccetera, eccetera, possiamo diventare dei professori migliori, ma sicuramente non saremo mai perfetti. La perfezione non è dell'essere umano. Noi ci possiamo avvicinare ad essa con tanto sforzo, con tanti sacrifici, perché amiamo, dobbiamo amare questa professione. Cioè, tutti gli insegnanti, io spero che tutti ciò che quelli che proveranno a fare il concorso sono persone che sono decise a fare questo lavoro come missione, che faranno questo lavoro soprattutto perché lo amano e secondariamente per questioni economiche. Allora, detto questo, che secondo me da un punto di vista etico era fondamentale chiarirlo, ma io sono convinto che tutti quelli che seguono il mio canale, dato che ho dato questa impronta al canale, sanno che io sono certo che saranno d'accordo con me. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, non ho detto nulla, insomma, di iscrivervi al canale perché ormai quelli che mi seguono lo sanno di condividere video, perché comunque io ho il tempo di fare video, però se dovessi dedicare altro tempo a condividerli, cioè io ecco, quello che cerco di fare è commentare e rispondere a tutti i vostri commenti, venirvi incontro. Ho detto di no a tutti quelli che mi hanno chiesto delle lezioni private. Io non sono qui a fare lezioni private perché quelle mi comporterebbero una marea di tempo e sto facendo questo in controtendenza rispetto a tanti miei colleghi, nel senso che rinuncio sicuramente al guadagno o a guadagnare molto di più, ma ho la libertà di arrivare a tante persone e questa possibilità ovviamente me la darete anche voi che mi sostenete. Quindi quando io ringrazio voi per i commenti o perché siete attivi o perché mi aiutate diciamo, a portare avanti questo progetto, in realtà tutti noi dobbiamo ringraziare quelle persone, quei docenti, quei colleghi che stanno aiutando alla realizzazione di questo progetto. Io con questo vi saluto e vi auguro un buono studio, una buona giornata.